sonata in re maggiore cosiddetta pastorale di Beethoven è certamente una delle sonate più importanti e anche più interessanti sotto profilo storico. Perché? Perché in questa sonata Beethoven torna ancora a utilizzare lo schema di quattro movimenti: un primo tempo che è tipico di forma sonata, un andante, uno scherzo e un finale, ovviamente. Cosa che, insomma, per certi versi stava abbandonando e poi abbandonerà definitivamente nella produzione di musica per pianoforte di sonate. Tra l'altro questa sonata porta il nome, che è così nella definizione nostra, pastorale, nome che è attribuito anche a una sinfonia, la Sesta Sinfonia. Ma non c'è nulla che leghi queste due pastorali in modo così diretto e così ben descrivibile. Certamente ha un significato anche nella sonata questo titolo, perché è un gioco di armonie, un gioco anche, se vogliamo, di allusioni timbriche. Questa sonata ha un primo movimento molto importante, molto bello, in forma sonata, con i due temi, con tutto lo sviluppo ben calcolato, ben che segue formalmente il suo principio, e ha un secondo movimento, andante, che Beethoven riteneva essere uno dei suoi momenti migliori, e in tutto il corso della propria esistenza ha nominato questo andante come uno dei suoi tempi, diciamo, lenti, che maggiormente considerava, stimava e probabilmente anche amava proprio. Questo è molto bello saperlo, perché è scritto. È una pagina in cui l'invenzione e la semplicità sono qualcosa di formidabile. Il trio dello scherzo è forse quel momento dove si giustifica l'intervento del titolo pastorale, ecco, con queste allusioni agli strumenti e ai timbri che si utilizzano nel caso pastorale, che poi era un caso che aveva un senso nella storia della musica dell'epoca, perché con gli strumenti a fiato, con quel modo di pensare al tempo composto, al tempo ternario ma giocato in maniera binaria, ha tutto un significato ovviamente. È chiaro che sul pianoforte vuol dire per il pianista andare a cercare timbriche e andare a cercare situazioni particolarmente delicate. Ora è evidente che quando si pensa al pianoforte di Beethoven bisogna pensare a cosa stava succedendo al pianoforte o a quello strumento lì che si sarebbe chiamato pianoforte nel corso degli anni, perché Beethoven era molto attento allo sviluppo dello strumento, al modificarsi e anche alla combinazione strutturale dei costruttori austriaci, dei costruttori tedeschi, dei costruttori in seguito inglesi, e quindi c'era tutto un lavoro di ricerca molto forte, francesi anche, non dimentichiamo. Per lui l'occasione di lavorare timbricamente, oltre che armonicamente, cioè giocare timbrica e significato armonico, era molto importante. In questa sonata ci sono tanti momenti in cui la giustificazione del titolo è spiegata da questa ragione, dall'abilità con cui Beethoven sa trattare armonicamente e anche timbricamente lo strumento che stava crescendo tra le sue mani, diciamo pure, ecco. L'ultimo movimento è più semplice, se vogliamo, è più un movimento ricco armonicamente, anche semplice, ma dal punto di vista virtuosistico impegnativo, e come sempre destinato a qualcuno che ha voglia di affrontare queste pagine.